un grande uomo che piace tantissimo alle donne. Ed ecco qui con noi Mauro alias Platinette, ma oggi in versione assolutamente Francesca, do la mano da uomo. seduto. Ho detto che ho con noi un uomo amatissimo dalle donne. Due cose vere. Spero, nel senso che l'uomo ce l'aspetta, è anche una parte del carattere. Sul fatto che io sia amato alle donne, non lo so, dovrebbero dirlo le donne, ma ho la sensazione che sia, almeno per me, il rapporto privilegiato e privilegiabile, in quanto credo di avere un cuore e un cervello intercambiabili che possono funzionare da uomo e da donna insieme contemporaneamente o separatamente o al contrario, quindi No. Voglio sapere se anche da bambino avevi questa verve, eri così. no, esattamente il contrario. E questa verve presunta tale non ce l'ho nemmeno ora. Parlo poco volentieri, lo faccio già per mestiere. Ho pochissimi amici e non frequento persone del mondo dello spettacolo. Ecco, questo per dire che non ho tutta sta verve da festa di compleanno dell'ultima soubrettina di Sei turno. nato a Non so. Parma. È stata un'infanzia difficile la tua, un'infanzia bella, un'infanzia felice? Perché dalle fotografie, a parte che eri un bambino bellissimo, Ti però eri ringrazio per la anche pietà. sorridente. Sì, perché avevo l'idea che quel tipo di famiglia molto povera dalla quale io provengo, una famiglia di contadini in urbata, bambino che ha passato buona parte della sua infanzia alle elementari, allora non esisteva la scuola a tempo pieno, la inventò una suora per me, per fare un favore a mia madre che lavorava tutto il giorno. Io in questo villaggio del fanciullo dove facevo la mattina elementare, al pomeriggio stavo con le suore, l'unico bambino che rimaneva lì, poi intanto innaffiavo i fiori, intanto andavo a spolverare. Soprattutto leggevo. Una madre talmente meravigliosa sotto il profilo quando si dice con frasi fatte le madri adorano i loro figli e viceversa, il rapporto con lei è quel rapporto assoluto. Poi ho scoperto con gli anni e anche con la psicanalisi che quegli amori assoluti tanto sono tali che purtroppo però castrano tutti i successivi, perché io ho fatto poi perenni e continui confronti, sia quando si trattava di questioni sentimentali che pensavo durassero l'eternità, e non c'era mai un amore così forte come quello che mia madre provava per me. La madre forte, la madre che domina la famiglia, che ha il carattere, tutto ciò, era una donna molto espansiva, molto gioiosa, cantava, io me la ricordo che canta, quindi figurati, però è castrante per tutti quelli che arrivano dopo di lei, perché non ci sarà mai nessuno alla sua altezza. Eviti anche di Quindi, cercare qualcuno che ti abbracci? no, non evito perché cerco di scrutare negli occhi di chi incrocio se c'è qualche possibilità. Evito invece accuratamente coloro che si avvicinano a me perché ho il pregiudizio e anche la preoccupazione che lo facciano per motivi che poi non sono quelli che riguardano Mauro, ma riguardano ciò che io faccio nella vita e quindi che abbiano motivi di interesse. Ci sono centinaia, migliaia di aspiranti cantanti in Italia, ballerini che improvvisamente a un certo punto, almeno decine, dichiarano poi una strana voglia di conoscermi, e ciò non mi piace, non mischierei mai il lavoro con qualcosa che ha a che fare col sesso. Ma Alla questo solitudine sono abituato, nel senso che non è la peggiore, delle soluzioni per vivere decentemente. Mi dispiace quando la solitudine, come in alcune occasioni per me, tende a significare, invece sottolinea l'aspetto di non comunicazione. Ci sono delle cose che io non posso dire a nessuno e questo francamente ogni tanto mi pesa. Mi perché? pesa No, perché non puoi dirle a perché nessuno? non ho voglia di condividere con qualcuno un territorio, cioè ne avrei voglia, ma dato che le precedenti occasioni in cui mi sono lasciato andare hanno sempre generato in me una delusione, ecco, un'altra volta. Io voglio smettere di dire ecco un'altra volta e evito anche in questo caso l'ostacolo. Lo supero dribblando. Vai, Cioè, leggo parecchio, studio, mi sono appassionato come un anziano improvvisamente rigenerato dalla tecnica dei computer nella hardware, nel software dei computer. certo. Guarda, perché la gente normale va a fare la spesa per Perché ti quello. sembra normale? No, appunto, dico, quando vai a fare la spesa? Perché la gente magari si immagina che tu Ci vada vada sempre. truccata e Sì, vestita, esattamente, poi che ti magari vesti sul alla bigodino, mattina, stavo ti ancora sul metti. bigodino, scusi, da un paio Esatto. d'etti di prosciutto, scusi, Ecco, sa. quando spingi il carrello al supermercato, la gente vede questo signore e immediatamente capisce che sei platinette, Adesso sì, quindi adesso non è ti dà immediato, non è che fastidio? tutto il supermercato si gira,
cosa fa il mostro in giro per il supermercato? Mangerà direttamente qui sul posto, tanta fame ha? No, l'unico aspetto meno gradevole del supermercato è la curiosità delle cassiere. Non gliel'ho mai perdonata fin dall'inizio. Ti guardano qualsiasi sacco che tu tiri dentro, vanno a curiosare, per ammazza, ma mangerà tutto oggi. Io i primi tempi cercavo anche di giustificarmi. Sala un po' di ospiti! Ma oh, grande vero. Supermercato, ogni giorno vai in un supermercato cambio. Diverso. Cambio. Già cambiato. Sei innamorato? Sì. Possiamo sapere di chi? Ma non ci pensare nemmeno, tornatene da dove sei venuta. Io sì, anzi, la risposta è, se ne te fai la domanda. Sei innamorato? Sì, virgola, io però. E lui? Lo sa? A parte che non ha detto che sia lui. Ah, scusa. Hai avuto un incubo stanotte pensando al nostro figlio. Lei? Guarda, ti dirò di più. Non è né un lui né una lei. E qui, cara mia, stanotte stai sveglia se ci devi riflettere. La persona? Oh, là! Cominciamo a parlare di questi temi. Ok, la persona... La persona che mi interessa o ha qualche difficoltà di verbalizzazione, ma non parla, come le tre scimmiette, non sente e non vede soprattutto. Quindi no, c'è cioè, da parte di questa persona un'indifferenza totale. Questo ovviamente mi rende ancora più interessante la persona. Generalmente, non essendo affabile di persona di fuori del lavoro, parlo molto. Cerco di rimbambire chi ho di fronte, così dico o se ne va, o se no se regge, è già una prima prova superata. Tu hai una rubrica su un giornale molto letto, di più, allora te le faccio io qualche domanda sulla televisione. Personaggio TV 2008 perché? Antonella Clerici. Perché? Perché se ce l'ha fatta a fare la prova del cuoco, tutti pazzi per la tele, a mettere in cantiere un figlio. Da quanto è incinta la Clerici? con tutto il bene che io le voglio. 5, però 6. Deve essere un elefante, un'elefantina. sono 2 anni che è incinta. No, speriamo anche che vada tutto bene. Fate brevi, se no. Bonolis a Sanremo. Bene, non si faccia. Meglio peggio bisogna vedere dopo o sentire durante il programma. Mi dispiace solo che non vorrei si fosse preso un po' troppo sul serio, perché a giudicare dalla lista sembra la canzone cosiddetta alta e poi per necessità ci mette il popolare un po' anziano. Non si fanno così le ricette, può venire un minestrone meraviglioso ma può anche venire una schifezza. Lunedì sera, X-Factor o Grande Fratello? X-Factor per una serie di motivi facili da intuire, perché io lavoro in un programma, non dico analogo, ma similare, che Amici, e quindi X-Factor perché Giusy Ferreri è stata la vera grande bomba dell'anno scorso, vorrei sentire un altro. A proposito, il disco da Ferreri dimostra che il talento è vero, naturale, però essendo un grande talento, non sorretto da una così forte personalità, c'è bisogno che i pezzi siano all'altezza del talento. Glielo dico per il prossimo. Vincitrice dell'Isola dei Famosi, Belen Luxuria, avresti preferito Belen Rodriguez? Avrei preferito Belen per una serie di motivi. Perché? Perché intanto mi sembra totalmente priva di filtri, quindi mi piace l'idea che si lascia andare anche al peggiore degli istinti, come di farsi beccare con Corona sulla Tour Eiffel. Quindi questa donna apparentemente così velenosa e vipera, sì, invece rivela, secondo me, la fragilità. Luxuria ha mostrato una morale inappropriata e soprattutto eccessiva, e francamente dopo avere subito quello che ha subito lei in passato non mi sembra il caso di fare la morale agli altri, non era proprio il caso, non mi è piaciuta per niente sotto questo aspetto, mentre l'amo per molti altri motivi, per la cultura, per il coraggio. Mauro, concorrente di un reality, quale? Nessuno, non ci andrei mai, me l'hanno già chiesto più di una volta, e io ho sempre detto di no per una serie sbagliata di motivi. Ti pare che io possa precipitare da un elicottero come ha fatto la Marini senza sfondare il punto in cui arrivo? Trovavano il petrolio delle Honduras. Però farei un finto reality, o meglio, se vogliamo proprio buttarla sul comico, mi piacerebbe fare un Casa Malgioglio con Cristiano in un'immaginaria casa di una famiglia, non dico insomma, però un nuovo genere di famiglia. Tutto da ridere, per carità, senza nessuna pretesa. Sarà per quello che ci siamo affezionati a te. Grazie Mauro, grazie per essere rimasti con noi. Ciao.